Tutto il giorno in una vasca con l'acqua calda che mi coccola la testa. L'atelier No Way è un luogo speciale. È un luogo che abbiamo ideato proprio per estrarre i talenti. Mi piace usare questo tipo di espressione. In che senso? Le persone con autismo sono persone molto complesse, con delle menomazioni nella relazione, come dire, nella autocomprensione di sé, degli altri, delle situazioni che gli stanno intorno molto importanti. Spesso hanno compromissioni anche nella capacità di parlare con gli altri. Insieme alla Daniela Rosi, professoressa dell'Accademia delle Belle Arti di Verona, si è pensato di creare un laboratorio che permettesse a queste persone di esprimere se stesse e il proprio talento nascosto. Spesso anche persone apparentemente gravi nascondono delle capacità incredibili. Nell'Atelier No Way abbiamo presenti tre tipi di laboratorio: un laboratorio grafico-pittorico condotto dalla Elena Cossetto, che è un'artista proprio che li fa esprimere su tela, su carta, con i pennelli, con i pastelli, con i pennarelli, con tutto ciò che lascia una traccia. Poi con le artiste mosaiciste di Musivaria, che permettono loro la realizzazione di quella che vedete alle mie spalle, che è un'opera collettiva tratta proprio da un lavoro collettivo dei ragazzi, e permettono loro di creare attraverso il mosaico. E poi abbiamo Barbara Girardi, che si occupa del laboratorio di sartoria e di attività proprio su filo, su tela. Si lette d'oro, di scuola. L'atelier si chiama No Way, un nome che deriva dal, come dire, dall'espressione che diceva più volte uno dei nostri ragazzi, Michele, ad ogni proposta che gli facevamo. Siccome è un ragazzo che fra i suoi talenti nascosti ha anche quello della, come dire, della capacità di acquisire multilingue, lui penso che sappia molto bene sia l'inglese ma anche il giapponese e il friulano, ovviamente, che è la nostra lingua madre. Non abbiamo capito se questo No Way era inteso nella forma friulana non voglio, perché in friulano No Way vuol dire non voglio, oppure No Way impossibile in inglese. Comunque questa cosa ci piaceva molto, perché proprio Michele, che diceva di no a tutto, nel corso del tempo è diventato uno degli artisti più in gamba del nostro atelier. Quello che il messaggio che vorremmo far passare è che non bisogna mai mollare, che bisogna cercare il talento in ogni persona e bisogna avere fiducia in queste persone, dare loro la fiducia anche di esporsi a utilizzare materiali molto delicati, come lo sono queste bottiglie. Abbiamo infatti una collaborazione con l'azienda vitivinicola Specogna e questi preziosi vini vengono poi, come dire, affrescati da questi magnifici colori e da queste incredibili creature che fanno i ragazzi, e poi una parte del ricavato viene proprio alla Fondazione Progetto Autismo. Questo è un esempio del fatto che queste persone possono lavorare anche se non sono avviabili al lavoro. E noi abbiamo costruito su questo un progetto con ENAIP, un progetto che in friulano si chiama Pardibant, per niente, for nothing, dove anche persone che non sono avviabili al lavoro, come i nostri ragazzi del centro diurno adulti e adolescenti, attraverso la formula dello stage
possono lavorare sia all'interno nei nostri laboratori d'arte ed altri laboratori che abbiamo, ma anche all'esterno e su alcune realtà lavorative del territorio. Riassumo e comincia qui lo spasso. Bagno, mi tuffo, mi rasso. Mi bagno, mi asciugo. Inizia qui lo spasso e mi bagno, mi tuffo e mi rilasso.